Parliamo. Alessandro, vivo a Modena e sono un esodato del superbonus. Ho comprato la mia casa 2 anni fa, quando è nata mia figlia, anticipando 75.000 euro per la ristrutturazione. Il governo ha giurato che me li avrebbero ridati e io gli ho creduto. Che sbaglio. Quando hanno bloccato la cessione dei crediti, si è bloccata anche l'impresa edile che faceva i lavori. Oggi vivo in un mini appartamento in affitto e mi ritrovo pieno di debiti e con la casa sventrata. Tania, il superbonus ha fregato anche me. La ditta non si è accollata allo sconto in fattura, così io e mio marito abbiamo anticipato tutto. La ditta però ha quasi abbandonato il nostro cantiere in favore di altri in cui era più esposta. Dopo 3 anni di peripezie, il blocco dei crediti ci ha messo in ginocchio. Abbiamo un mutuo impegnativo, debiti con fornitori sempre più furenti, una casa inutilizzabile e la disperazione nel cuore. Luca, sono di Rimini e quando è uscito il superbonus io e mia sorella abbiamo deciso, fidandoci dello Stato, di adeguare la nostra casa alle norme antisismiche e per il risparmio energetico. Per la cessione del credito ci siamo rivolti alle Poste e all'inizio tutto è andato bene, poi il costo delle materie prime è esploso. Adesso i lavori sono troppo avanzati per tornare indietro, ma i soldi che aspettavamo dagli istituti di finanziamento sono bloccati. Serena, abito a Chieti, anzi vicino a Chieti, ho 2 figli, lavoro in fabbrica e sono vedova. I lavori sono cominciati in inverno e io ho chiesto alla ditta se fosse sicura di cominciarli allora col freddo che fa qui. Stia tranquilla, signora. Hanno cominciato a demolire. Prima la canna fumaria, poi il tetto e l'acqua adesso entra nelle camere. Quando la prima ditta è sparita, ne è arrivata una seconda che mi ha chiesto altri 20.000 euro che io non ho. Così la ditta se n'è andata, lasciando distrutta la casa che io e mio marito avevamo comprato a costo di rinunce indicibili. Grazie Superbonus, è tutto merito tuo. Franco, volevo comprare una villetta bifamiliare per far crescere i miei figli assieme ai nonni. Il blocco dei crediti ha messo in crisi chi stava facendo i lavori e così siamo finiti in crisi anche noi, che ora viviamo nell'unico locale finito della nuova casa, la taverna, mentre i miei genitori dovranno lasciare il vecchio alloggio e non sanno dove andare. Ecco, io invece potrei andare avanti anche tutta la notte, perché di storie come queste ce ne sono decine di migliaia. Io non giudico la scelta del governo di abolire il superbonus, il ministro del Tesoro dice di averla presa per evitare l'esplosione del debito pubblico, d'altronde le associazioni dei costruttori rispondono che così migliaia di aziende vanno a gambe all'aria assieme ai loro lavoratori. Temo siano vere entrambe le cose. Non sono un economista né un politico, però penso che un paese dove il 60% degli abitanti, degli elettori, diserta le urne nelle 2 regioni più importanti d'Italia, dovrebbe domandarsi ossessivamente come recuperare la connessione sentimentale con la sua comunità. Vedete, ogni comunità si regge su un patto di fiducia. Se uno Stato dice ai suoi cittadini «fidatevi di me» e poi li abbandona, o peggio li inganna, lasciandoli al loro destino, beh, allora quello Stato è solo un participio passato del verbo essere. È stato, ma non lo è più. Buonasera. Dopo di noi torna Sapiens. Fate bei sogni.